Ciao a tutti! La perdita di un nostro caro è una prova dolorosa sia tra gli esseri umani che tra gli animali e il lutto esiste anche in queste creature, specialmente tra quelle che vivono in gruppo. Infatti queste ultime provano dolore e compassione e alcune tra loro hanno persino i propri riti funebri. Oggi stiamo per scoprire insieme come alcune specie come corvi, elefanti, scimmie oppure le formiche piangono i loro morti. Andiamo! A lungo considerati come animali sinistri associati alla morte, i corvi sono tuttavia famosi per essere gli unici uccelli a seppellire i morti. Ma come molte altre specie animali, questi uccelli piangono i loro morti in modo tanto sinistro quanto strano. I loro riti funebri e i loro atteggiamenti davanti a uno dei loro consimili morti sono anche più curiosi e più intriganti. Secondo gli specialisti che hanno osservato da vicino gli atteggiamenti dei corvi davanti alla morte, questi uccelli organizzano dei funerali nei quali si riuniscono moltiplicando i gracchi e i battiti d'ala. Tuttavia, per alcuni ricercatori, questi riti funebri sono più considerati come un avvertimento contro eventuali minacce. Infatti, secondo le osservazioni e gli esperimenti che sono stati condotti, i corvi girano intorno ai cadaveri guardandoli, il che consente loro di riconoscere un predatore qualunque, così come il luogo della minaccia. Invece, dopo uno studio recente, è stato dichiarato che in alcuni casi si tratterebbe piuttosto di necrofilia, vale a dire la tendenza di questi uccelli ad avere rapporti sessuali con i loro consimili morti. Questo succede soltanto nel 4% dei casi e secondo i ricercatori ciò sarebbe collegato al fatto che una minoranza di corvi perdano la testa durante la stagione riproduttiva. Tutto ciò è decisamente intrigante. Non possiamo parlare di riti funebri nel regno animale senza menzionare gli elefanti. Questi grandi mammiferi sono famosi da tempo per il comportamento particolare che adottano quando uno di loro è appena morto. Infatti, tra gli elefanti, la morte di uno dei loro si accompagna con un rito degno di una vera cerimonia funebre umana. Numerose osservazioni sono state fatte presso questi animali, i quali hanno consentito di studiare la loro reazione quando uno di loro perde la vita. Per esempio, è stato riferito il caso di un'elefantessa che aveva perso il suo cucciolo e aveva portato il corpo sulle sue zanne per molti giorni. Un altro testimone in India questa volta ha riportato l'atteggiamento strano e commovente di un branco di elefanti davanti alla morte di un altro cucciolo di elefante. Il cucciolo era portato da un adulto, probabilmente sua madre, e tutti gli elefanti si erano riuniti dietro di sé per formare un corteo funebre. Questi animali, dall'aspetto socievole molto importante, sono uniti nella vita come nella morte, al punto in cui per molto tempo è stato abbinato un cimitero. In realtà il cimitero in questione è un sito che contiene i resti o le ossa degli elefanti deceduti. Secondo le credenze si tratterebbe di una pozza d'acqua in cui degli elefanti a fine vita si sarebbero recati da soli per aspettare pazientemente la morte in bagni di fango. Tuttavia l'esistenza di cimiteri di elefanti non è mai stata confermata. Questa leggenda avrebbe visto il giorno dopo la scoperta di scheletri raggruppati e di un gran numero di fossili di elefanti allo stesso posto. Ciononostante gli elefanti si ricordano dei loro morti e non esitano a raccogliersi presso loro anche nel caso in cui l'individuo deceduto non facesse parte dei loro. Allora si sposta lentamente verso il posto in cui si trovano i resti dei loro consimili e a volte si fermano a lungo davanti alle ossa che toccano delicatamente con un certo rispetto della loro proboscide e della punta delle loro zampe, prestando attenzione particolare all'avorio che collegano a qualche riconoscimento sociale. Gli elefanti sono consapevoli della morte e rispettano i cadaveri. Tra l'altro, quando ne incontrano uno sulla loro strada, che si tratti di un elefante o di qualsiasi altra specie, possono naturalmente ricoprirlo di piante e di foglie che strappano agli alberi prima di seppellirlo completamente sotto erba e terra, come testimoniano alcuni casi osservati. Ciò può solo testimoniare la vera percezione della morte che hanno questi animali. Sapevi che i cetacei, in particolare i delfini, piangono anche i loro morti? Secondo gli specialisti, questi mammiferi marini provano dolore e osservano un periodo di lutto in seguito alla morte di uno di loro. Dei ricercatori italiani hanno dichiarato che il 90% dei delfini adotta lo stesso comportamento quando muore uno dei loro consimili. Per giorni il delfino in lutto trasporta il corpo con l'aiuto del suo rostro, oppure sulla schiena quando si tratta di un cucciolo. Si prende cura di lui e lo protegge a lungo dai predatori, prima di decidersi a lasciarlo affondare. Tuttavia, dei riti funebri collettivi rarissimi sono stati osservati in alcuni delfini che vivono in un'isola in Giappone.
Questa specie di uccelli fanno parte delle creature che organizzano funerali per i loro morti. Secondo le osservazioni fatte dai ricercatori americani, quando una ghiandaia occidentale vede un'altra ghiandaia morta, interrompe le sue attività e inizia a lanciare forti appelli per avvertire i suoi consimili. Attratte da questi appelli, le altre ghiandaie arrivano e si riuniscono intorno al corpo dell'uccello morto e tentano di attirare il maggior numero possibile di ghiandaie, continuando a lanciare altri segnali d'allarme. Questi segnali servono probabilmente per avvertire sulla presenza di un eventuale pericolo, come un predatore per esempio. Ciò non toglie che quando la morte avviene nelle ghiandaie, queste ultime adottano nuovi comportamenti, come il fatto di smettere di nutrirsi e di cercare il cibo per qualche giorno, forse a causa del dolore che provano. Anche tra le giraffe la perdita di una di loro può essere seguita da un periodo di lutto. Dopo l'osservazione fatta da alcuni zoologi che avevano registrato 3 casi di giraffe che piangevano i loro morti, la perdita di un cucciolo di giraffa costringe la madre a rimanere al fianco del corpo del suo cucciolo per qualche giorno. Durante quel periodo, altre femmine vengono a circondare a loro volta il corpo. Anche un'altra mamma giraffa è stata vista mentre lecca per molte ore il suo cucciolo di giraffa nato morto. Tra l'altro, quando le giraffe si rendono conto della scomparsa di una di loro, partecipano alla ricerca del cadavere dell'animale scomparso, allargando le gambe ed annusando il terreno. I riti funebri non esistono soltanto nei mammiferi o negli uccelli, ma anche in alcuni insetti, ossia le formiche. Così quando muore una formica, le altre si attivano per toglierla dal formicaio. Invece le formiche si rendono conto della scomparsa di una di loro soltanto a distanza di 3 giorni, quando il corpo della formica morta inizia a decomporsi fino a liberare acido oleico. È questo acido individuato che consente allora al resto delle formiche di individuare il corpo e di estrarlo dal formicaio. Dopodiché le depongono su un mucchio di scorie all'ingresso oppure in una camera specifica del nido. Le formiche che si sono occupate di togliere e di trasportare il corpo devono poi pulirsi dell'acido oleico prima di tornare a lavorare nel formicaio. In alcune specie di formiche le spoglie vengono persino seppellite e tra le formiche nere dei giardini alcune volte sono le regine ad occuparsi loro stesse delle sepolture nei formicai che sono appena costituiti e che non hanno ancora operaie. Invece le cose diventano completamente diverse quando la formica morta non è altro che la regina. Infatti, quando la regina muore, l'intera colonia di formiche si lascia morire. La prova del lutto è molto incredibile negli scimpanzé. Infatti, a differenza di ciò che potremmo pensare, varie emozioni possono essere espresse da questi primati alla morte di uno dei membri del loro gruppo. Secondo gli studi condotti, il loro atteggiamento è molto vicino a quello degli esseri umani per quel che riguarda la comprensione e la consapevolezza della morte di qualcuno. I loro comportamenti sono stati osservati e dimostrati dai primatologi, di cui alcuni hanno assistito alla scoperta, da parte di questi animali, della morte di uno di loro. Così hanno visto come questi ultimi hanno organizzato una veglia funebre durante la quale la madre di uno scimpanzé morto, così come un'altra giovane scimmia, sono rimasti al suo fianco. Ma possiamo dire che il lutto è diverso anche secondo l'età dell'animale stesso. Secondo alcuni studi che sono stati realizzati, gli scimpanzé si concentrano maggiormente verso uno dei loro se quest'ultimo è anziano e morente, e mostrano comunque il loro stupore e il loro dolore dopo la morte di quest'ultimo. Dei segnali di depressione e di disturbi del sonno negli scimpanzé vicini al morto sono persino stati osservati dai ricercatori. Tuttavia, quando la morte avviene a sorpresa, le reazioni di questi primati possono essere diverse e persino molto sorprendenti. Per esempio, il decesso brutale di un giovane scimpanzé orfano di 9 anni colse impreparato tutto il suo gruppo, ma tutti i membri hanno badato a circondare il cadavere della loro attenzione. Anche una toilettatura postuma è stata realizzata dalla madre adottiva della giovane scimmia, la quale si è occupata di pulirgli i denti con un bastoncino e di pulirlo delicatamente, prendendo tutto il suo tempo, mentre altri sono rimasti seduti in silenzio davanti al corpo, toccandolo o annusandolo talvolta delicatamente. Tra l'altro, è stato anche osservato che una femmina scimpanzé può continuare a rimanere molto vicina al suo cucciolo, anche se quest'ultimo muore prematuramente. Allora continua a prendersi cura di lui, a portarlo per molti giorni, se non addirittura per più di 2 mesi in alcuni casi, come se fosse ancora in vita, mentre gli altri scimpanzé danno prova di empatia nei suoi confronti. Tuttavia la madre finisce per allontanarsi gradualmente dal corpo del suo cucciolo, lasciando gli altri membri del gruppo avvicinarsi a lui e quindi rompendo pian piano il legame che lo univa a lui.
Il concetto di lutto è stato osservato e filmato anche in un'altra specie di primate, l'entello delle pianure settentrionali, una specie di scimmia che vive in India. Per i bisogni del suo documentario sugli animali intitolato Spia nella natura selvaggia e che avrebbe dovuto mostrare la vita delle scimmie, il canale BBC aveva utilizzato un robot a forma di cucciolo di scimmia in modo da seguire il quotidiano di questi primati. La cosa sorprendente è stata nel momento in cui uno degli adulti ha tentato di prendere tra le braccia l'animale fittizio che tutti gli altri credevano che fosse uno di loro e lo ha fatto cadere dalla cima di un albero per disattenzione. La piccola scimmia è caduta per terra e tutte le altre si sono allora precipitate verso di lei in seguito a questo incidente. Credendo che avesse perso la vita, hanno allora iniziato a piangere la morte del loro cucciolo, formando un cerchio intorno a lui, baciandosi ed abbracciandosi per consolarsi le une con le altre. Le immagini che mostrano la reazione di queste scimmie possono soltanto essere commoventi. Erano i riti funebri osservati in 8 specie animali quando muore uno di loro. Come hai appena visto oggi, l'atteggiamento e le reazioni che sono stati osservati mostrano che talvolta questi animali non sono così diversi dagli esseri umani quando si tratta di elaborare il lutto. Come hai trovato questi riti funebri? Dicci le tue sensazioni nei commenti. Grazie e a presto!